Gli elementi positivi che riscontriamo quest'anno sono la partecipazione ormai totale, la riduzione dei comportamenti scorretti, degli imbroglioni, diciamo così, e soprattutto maggiore equità del sistema scolastico, cioè migliori occasioni per tutti. Le regioni che sono ancora in difficoltà ci sono, però stanno migliorando, in particolare la Basilicata e il Molise. Ottimi i risultati del nord e quindi speriamo che questi si diffondano un pochino in tutto il paese. Le grandi novità per il futuro sono il computer, cioè le prove con il computer per le scuole medie e le scuole superiori, e l'inglese per tutti. Questa è la grande sfida che aspetta noi, ma soprattutto i ragazzi, per i prossimi anni. I dati più preoccupanti? I dati più preoccupanti sono il numero alto di studenti che hanno ancora delle competenze molto basse, perché questi non sono semplicemente ragazzi che hanno dei risultati bassi a scuola, sono dei ragazzi che sanno leggere con fatica e che sanno usare poco la matematica, ma proprio quella di tutti i giorni, e questi saranno ragazzi che avranno difficoltà domani se non risolvono questi problemi. Si parte comunque da una base unitaria, no? Sembra che c'è un livello di base comune per tutti, buon livello. Sì, è vero, e grazie al cielo i bambini di seconda elementare sono molto simili in tutte le scuole. Il problema è che non in tutte le aree del paese si riesce a mettere a frutto i talenti di questi ragazzi, e quindi i bambini che partono praticamente dallo stesso punto in alcune aree del paese, mano a mano che passano gli anni, accumulano del ritardo. Ecco, questo ci deve far pensare, e lì dobbiamo intervenire per aiutare le scuole.